Ciao amiche e ciao amici, come rendere dipendente un uomo sfruttando le sue fantasie sessuali? Allora, bisogna tenere presente che in questo caso non si intendono fantasie sessuali coscienti, ma si intendono fantasie sessuali inconsce e compulsive. Queste fantasie sessuali inconsce e compulsive non sono governabili dalla sfera logica, quindi la persona non è che sceglie di averle, sente un impulso ad averle, come le persone che sentono un impulso a mangiare pur non volendolo. E quindi tutti i feticismi, se sono presenti, bisogna scoprire quali sono, ovviamente, ci consentono di rendere dipendente una persona. I maschi ne hanno di più rispetto alle donne, quindi è molto più facile per una donna agganciare una fantasia sessuale compulsiva di un uomo che viceversa, proprio per il fatto che è molto più frequente. Ad esempio, i feticismi negli uomini sono abbastanza frequenti, nelle donne molto meno. Anche le donne in alcune circostanze hanno delle fantasie sessuali compulsive e qualora le avessero, e un uomo è abile a scoprirlo, può, diciamo, sfruttarle per renderla dipendente. Ma è molto più semplice dalla donna verso l'uomo. Proprio per una questione statistica. Quindi si tratta di capire quali siano, vanno da tutti i feticismi. Allora, il feticismo ci sono quelli dei piedi e poi di qualunque cosa, della donna che fuma, della donna vestita in un certo modo, ci sono fantasie di dominazione. Bisogna capire quali sono e per capirlo come si può fare. Beh, una donna deve iniziare a giocare, a mandare degli stimoli, sarà l'uomo poi in qualche modo a manifestare questa cosa. Nel momento in cui la manifesta, tu devi semplicemente amplificargliela, sfruttandola, amplificandogli e dai un servizio, rendi un servizio alla sua parte, a quella parte che ha generato la compulsione, e quindi sarà quella parte che comunque controlla il suo comportamento. A non volerti perdere, per cui diventerà dipendente oltre che dalla fantasia anche da te. È ovvio che si tratta di un'illusione d'amore, non è un innamoramento, un coinvolgimento, è semplicemente un aggancio compulsivo che se utilizzi può essere utile per portare avanti magari una relazione, anche se poi diciamo. Ripeto, non è un produrre amore, ma è semplicemente un cavalcare una compulsione e produrre una dipendenza. È semplicemente una questione di scelta, basta sapere quello che si sta ottenendo fondamentalmente. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!